domanda proprio di Expo. Grazie. Il direttore generale dell'Expo. Ammiraglio Beppe Lezzano. È un onore. Il Совета Министров Итальянской Республики Маттео Ренци. The President of the Council of Ministers Matteo Renzi. Signor Presidente Putin, autorità tutte, amiche e amici che avete gestito in questi mesi e in questi anni la preparazione del padiglione della Russia, cittadine e cittadini che siete qua per la giornata nazionale della Federazione Russa. Grazie di essere qua con noi oggi a Milano e grazie di aver contribuito al successo nella preparazione di Expo 2015 per questa città e per il nostro paese. Lo ha ricordato il Presidente Putin, la Federazione Russa è stata tra le prime a sostenere la candidatura di Milano e noi diamo molta importanza al lavoro dell'Expo perché pensiamo che non sia soltanto una tradizione o un grande appuntamento fieristico, non è soltanto un grande appuntamento turistico, non è soltanto un grande appuntamento commerciale. Noi vogliamo fare dell'Expo Milano 2015 un'occasione per riflettere sui grandi temi della nutrizione del pianeta e dell'energia per la vita. È una scommessa che vede il mondo intero di fronte a un bivio. Possiamo finalmente sconfiggere la fame nel mondo, possiamo affermare un ideale della lotta alla povertà e possiamo anche rendere particolare giustizia alla cucina italiana, ai prodotti agroalimentari italiani e allo scambio che in questo caso si afferma particolarmente interessante con la cucina e i prodotti russi. Penso io. E anche con, come potranno verificare tutti coloro i quali vedranno il padiglione russo. Io ancora non l'ho visitato, sto aspettando di visitarlo con lei, signor Presidente. Sono molto preoccupato della gestione delle bevande a quest'ora russe, pensando alla forza della tradizionale bevanda russa, quindi spero che ci arriveremo con qualcosa di già mangiato in pancia, ma credo che sia molto bello che questo scambio sia uno scambio che si gioca sui temi del cibo e dell'agroalimentare. Però non è soltanto così, lo ha ricordato il Presidente Putin, lo ha ricordato anche nel corso della visita a Mosca, al Cremlino, 3 mesi fa. Lo scambio culturale tra i nostri paesi è una delle caratteristiche che ha fatto grande il rapporto tra la Russia e l'Italia. Mi è capitato più volte di ricordare come quella meravigliosa frase straordinaria di Dostoevskij sulla bellezza che salva il mondo, che è una pietra miliare nella costruzione culturale della vita letteraria e civica dei nostri paesi, sia stata scritta, mi piace pensare, proprio in Italia, in occasione di un soggiorno che il grande letterato russo ebbe nel nostro paese. Ma potremmo continuare, e mi hanno spiegato che nel padiglione russo sono tante le dimostrazioni di questa relazione, a valorizzare i tanti elementi, i tanti link culturali che ci uniscono. Certo, viviamo un quadro internazionale difficile, non soltanto per le questioni che non ci vedono uniti, ma anche per questioni che dovranno vederci sempre più dalla stessa parte in uno scenario internazionale molto complicato, a partire dalla minaccia terroristica globale di cui nelle prossime ore parleremo anche in occasione di un bilaterale con il Presidente Putin. Ma a tutte e a tutti voi vada il saluto dell'Italia, fiera e orgogliosa di aver costruito nell'Expo del 2015 un grande momento di riflessione internazionale, culturale, non soltanto commerciale ed economico. Io, caro Presidente, la accolgo con grande gioia in questo spazio. Il prossimo appuntamento internazionale di grande rilievo che si terrà in Russia, ce ne sono tanti naturalmente, ma sarà quello del 2018
ai mondiali di calcio, dove spero invece di venire a darle qualche dispiacere insieme alla nazionale italiana. Da qui ad allora lavoreremo insieme per fare non soltanto dell'Expo un grande appuntamento di riflessione e di approfondimento, ma anche per riuscire tutte e tutti insieme a ripartire dalla tradizionale amicizia italo-russa per cercare di affrontare le sfide, sia quelle che ci vedono oggi su posizioni divergenti, sia le tante sfide che ci vedono insieme, perché questo è il senso del padiglione russo, questo è il senso della nostra giornata, il lavoro che possiamo fare insieme ha radici antiche e noi vogliamo che abbia un futuro ricco di energia per il pianeta e energia per la vita. Benvenuto in Italia e buon lavoro, buona festa nazionale della giornata russa.